E l'atto finale del carnevale a Venezia, lo suolo del leone, lo stendardo immenso con il leone di San Marco che plana dal campanile sino a terra nell'area marciana. Si è chiusa così una manifestazione che ha portato in laguna, nelle 3 settimane di spettacoli, mostre, sfilate di maschere e costumi, centinaia di migliaia di persone, con punte di affluenza di 120.000 presenze nelle domeniche dell'Angelo o nel Sabato Grasso, ma mantenendo un afflusso costante in tutti i giorni della rassegna. Una kermesse che si è svolta senza particolari intoppi, in cui la macchina organizzativa e i controlli delle forze dell'ordine hanno funzionato. Un carnevale dedicato alla vanità, alla moda, al glamour, per un'edizione firmata da Marco Maccapani. Una rassegna che ha entusiasmato anche per l'iniziativa in terra ferma, sia a Mestre che a Marghera, anche se non sono mancate le critiche di chi rimpiange un carnevale più animato, chi invece punta il dito per una città invasa da turisti. Ma complice il bel tempo, si archivia l'edizione 2017 con un bilancio complessivamente positivo. E il sorriso di Elisa Costantini, la Maria dell'Anno, che voga dall'età di 10 anni, è un sigillo di quella venezianità che vuole essere l'essenza del carnevale più invidiato nel mondo. Sono emozionatissima e credo sia stata un'esperienza unica e ti consiglio a tutte di provare. Non vedo l'ora e mi hanno già detto la data, il 4 febbraio, me la segnerò sicuramente e sarà anche questo unico e irripetibile. E poi vorrei studiare economia del turismo e cercare appunto di laurearmi per valorizzare l'Italia, insomma. Sicuramente sì, Venezia merita, è una storia bellissima e bisogna amarla. Fatelo e godetevela tutta fino in fondo, cercate di creare gruppo con le altre 12 perché sono amicizie che rimarranno per sempre.